Proprio il crescente prestigio che Cesare aveva acquisito grazie ai successi della campagna di Gallia mise in crisi il primo triumvirato. Forte della rapida conquista della Gallia e di un'enorme popolarità, Cesare nel 49 a.C. varcò in armi il fiume Rubicone e nel giro di pochissimo tempo, eliminati Pompeo nel 48 a.C. e i suoi sostenitori, nel 45 diventò di fatto il padrone di Roma.